contiene una miscellanea di documenti, quindi sono diversi tra loro, che vanno dall'atto costitutivo ai bilanci, ai listini, ai cataloghi, alle fotografie. Addirittura abbiamo la sceneggiatura di Alberto Moravia e Roberto Rossellini del 1949 per fare un film sulla storia di Pirelli, che poi non è mai andato, non si è mai realizzato per una serie di motivi. Nel 1972 questo archivio è stato dichiarato dalla sovrintendenza della regione di Lombardia, del Ministero dei Beni Culturali, di importanza nazionale, e quindi non c'è nessun documento che può uscire da qua senza avere l'autorizzazione del Ministero, quindi a tutti gli effetti è tutelato. Ed è per questo che noi quotidianamente ospitiamo ricercatori e studenti che vogliono venire a studiare questo archivio, che veramente, cioè, si presta a qualsiasi tipo di ricerca, dalla storia economica, storia finanziaria, storia della comunicazione visiva. Veramente è una fonte inesauribile di informazioni.